Ciao ragazzi e ben ritrovati sul nostro canale YouTube di System Tech. Oggi concentrato di tecnologia con questo Lenovo Yoga 2, un notebook con lo schermo da 13 pollici e 3 che presenta la possibilità di essere ruotato di 360 gradi e quindi essere utilizzato come un tablet. Vediamo insieme l'unboxing di questo notebook. Beh, innanzitutto notiamo le dimensioni decisamente ridotte rispetto alla classica soluzione da 15.6. Lo schermo è uno schermo di tipo touch che garantisce all'utente quindi la possibilità di utilizzarlo anche in modalità tablet. Il peso di questo notebook da 13.3 è di soli 1,5 kg, quindi come dicevo prima decisamente pratico e trasportabile. Senz'altro un portatile dalle ottime rifiniture. Le caratteristiche, si parla di un Core i3 da 1,9 GHz di frequenza, 4 GB di memoria, 500 GB di disco fisso e sistema operativo Windows 8. La linea, come dicevo, è ottimamente rifinita, nel senso che notiamo un'ottima struttura in policarbonato. Lateralmente troviamo il pulsante di accensione, un pulsante per il controllo dell'audio, per aumentare e diminuire quindi il volume dell'audio, una mini HDMI, una porta USB 3.0, il connettore di alimentazione tipico di Lenovo che come saprete non è più rotondo ma con questa forma tipo porta USB, un'ulteriore seconda porta USB, una presa per le cuffie audio, quindi un'uscita, e il lettore delle memory card. L'estetica del notebook, come dicevo, è decisamente gradevole, anche la tastiera risulta ben costruita e solida, e notiamo lo spessore del portatile a notebook chiuso, che è in linea con tutti i portatili della serie Ultrabook con display da 13. Che prevede appunto la rotazione dello schermo di 360 gradi, ha pensato di, dal punto di vista costruttivo e ingegneristico, progettare un prodotto solido. Vediamo infatti come si passa agevolmente dalla modalità notebook alla modalità tablet. Avete sentito che il notebook si è accorto di questo cambiamento e a questo punto io posso utilizzare il notebook anche all'interno del classico desktop con l'ausilio appunto del tatto e del... La valutazione generale di questo prodotto è una valutazione, la definiamo a 4 stelle, in quanto con un prezzo abbordabile che si aggira intorno ai 500-600 euro, l'utente può disporre di un notebook da 1,5 kg di peso con lo schermo touch e con delle caratteristiche medio buone. Chiaramente dobbiamo anche tener conto che le dimensioni e lo spessore del portatile sono decisamente ridotte e in linea, come dicevo prima, con l'andamento del mercato, che è quello di avere un prodotto e uno strumento a propria disposizione sempre più leggero, sempre più pratico e quindi trasportabile. Con questo è tutto, spero di esservi stato utile e vi rimando al prossimo video tutorial. Un saluto da System Tech.